Benvenuti qui da Mau. Facciamo un piccolo aperitivo e due cosette di mare. Cin cin. Ah. Allora ragazzi, ho messo l'acqua a bollire qua. Abbiamo delle cozze belle fresche, le abbiamo appena lavate, tirato lo spago, ok? Facciamo due belli spaghetti. Spostiamo qua l'acqua che bolle, mettiamoci un po' di sale. Questo è sale minerale. Allora facciamo un bel tritto di prezzemolo, ragazzi, tanto olio qui, mettiamo un po' d'olio a rosolare con dell'aglio. Eccoci qua ragazzi, allora dell'aglio a rosolare. Buongiorno Roberto, carissimo, un brindisi, piccolo aperitivo qua. E vediamo un po', una sorpresa oggi in cucina, Roby. Stiamo facendo due spaghettini con le cozze e le ostriche. Ci credi? Ostriche. Vediamo un po' come va a finire. Ecco qui le mie ostriche, ragazzi, sono molto belle, fresche. Mettiamo qua, faccio un po' di spazietto. Allora, l'aglio sta rosolando per bene, devo preparare il prezzemolo, l'acqua che bolle, salata. Facciamo due spaghettini, un attimino adesso qui che le cozze cucino. Facciamo un bello spaghetto così. Novità, va bene? Allora, procuriamoci una bella padellina. Ecco qua, questa mi serve per le ostriche. Se l'acqua sta bollendo, fra un po' metto anche gli spaghetti. Allora, ehi, quanta gente. Buongiorno Stefano, benvenuto anche a te. E proviamo Roby, vediamo un po' che succede, perché le ostriche sono a rischio, è uno spettacolo. Abbiamo già mangiato un po', sono belle piene, piccole pippole. E con Tex, partito a poda, papà buffa, e lo sei tu. Allora, qui sta rosolando bene, posso anche aggiungere le mie cozze, che ripeto, ho lavato. Io tolto lo spago, vero raga? Chiudiamo così, un paio di minuti e sono pronto. Pensiamo alle ostriche adesso. Adesso io farei così, metterei lì le cozze per liberarmi, creare un po' di spazio. Allora, qui ci mettiamo, chi vuole, c'è chi ci mette il burro, ma io ci metto l'olio d'oliva, un pizzico di sale, pepe in abbondanza. E inizio a alzare, a accendere il fuoco basso, basso, basso. Ok? Ecco qua. Adesso ragazzi, qui c'è il sughetto delle ostriche, un po' già pulita. Adesso devo fare una cosa alla volta, altrimenti non va bene. Spostiamo le cozze qua.
qualcosa alla volta. Facciamo prendere sapore così al pepe. Facciamo rosolare per bene, scusate. E ci mettiamo un po' d'aglio in camicia anche qui. Va bene? E rosola, rosola, fate rosolare con molta calma, fuoco molto molto lento. Ok? Allora, apriamoci, io direi, scusate, allora, con molta calma perché è il weekend, Stefanino, no, le cozze sono di mamma Arranca, cosa stai dicendo? E mo ti frego io, mamma Arranca su canali. Cin cin. Allora, al momento dovuto devo aprire, apro tre ostriche, un po' di cozze e siamo a cavallo. Facciamo rosolare questo pezzo d'aglio, una giratina di cozze, perché cucinano in un battibaleno, giusto il tempo di aprire. Ok, adesso ci aggiungo una bella spezzata di prezzemolo, a crearsi lo spazio qui ragazzi, perché purtroppo la cucina è piccolina e vabbè, facciamo così un attimino, viva tagliere, così, ecco fatto, allora ragazzi, prezzemola in abbondanza, mi raccomando, non abbiate paura. Una lavatina, come al solito, sempre. Mette qui l'acqua bolle, per bene. Ok, una lavata al prezzemolo e lo tittiamo per bene. Ok, possiamo anche già gettare la pasta se vogliamo. Cosa facciamo? Due spaghetti. Ecco qua. Pasta italiana. Ecco qua, 150 grammi. 150 grammi. Via qui. Facciamola bollire con calma, occhio alle cozze, sono proprio pronte, ok? Spruzzatina di prezzemolo per insaporire e via. Ok ragazzi, questo è fatto. E spengo la fiamma, ok? Spegniamo la fiamma adesso. Ok, qui l'olio inizia a rosolare. Ok, io ci metto un goccino di vino, così, proprio un goccino, e alzo la fiamma, ok? Facciamolo evaporare e ci metto anche il succo delle mie ostriche, che ho già pulito. Lo filtriamo bene, logicamente, un pezzo di carta da cucina. Ieri ha giocato il tuo Cagliari, ha vinto, no, lei signor Tex Quiller è arretrato. Vedete, filtriamo così il succo delle ostriche, questo dà un sapore meraviglioso ragazzi, e facciamo rosolare. Ok, non si sbaglia, va bene? Così, occhio alla pasta, la giratina. Allora, cosa faccio io adesso? Adesso metto un po' di sugo di cottura delle cozze, stesso giochetto. Filtriamo. Va bene, filtriamo ragazzi. Ne mettiamo un pochino, non dobbiamo andare a stare lì a esagerare. Adesso spengo la fiamma un attimo, così.
caldo, filtriamo un po' di sugo, ecco qua, oh là là, caldissimo, ecco qua, questa addirittura è vuota, calda, ok, e facciamo il nostro sughettino di ostriche e di cozze. Allora, Roby, cosa ne dici? Un bel brindisi da parte di Mau, copriamo le nostre cozze qua. Opla, scusate. Ecco qua. Chiudiamo di nuovo la pentola, si finiscono di aprire e siamo a cavallo, va bene? Ecco qui, ci siamo quasi ragazzi. Fatto. Ok? Adesso raga, che facciamo? Dobbiamo aprire due cozze, due ostriche. E le buttiamo giù. Senza aver paura, ok, allora, no, però dobbiamo tritare bene il prezzemolo prima, ragazzi, c'è da tritare bene il prezzemolo perché va fatto. Questo si asciuga, questa è la mia ricetta, non interferite, per carità. Questa la sto mettendo su io. Cari ragazzi, questa è la ricetta di Mau. Ecco qua, ci siamo quasi. La pasta sta cuocendo per bene, ancora non è pronta. Peperoncino, ci vuole il peperoncino. Ecco qui, un peperoncino bello rosso, allegro, non troppo piccante. Ecco qua, mi ha dato anche il peperoncino, continuiamo dritto, va benissimo raga, stiamo andando benissimo, ecco qui. Un pomodorino, ragazzi, bello fresco. Questo è un pomodorino di quelli, come li chiamate? Boh, organici. Ecco qui, un pomodorino, senza esagerare, un pochino di tutto. Bene, biscottina. Fiamma alta, ci siamo quasi raga. Allora, quando la pasta è a tre quarti, la scoliamo e la travasiamo. Ci siamo quasi, ok? Allora, io direi iniziare a travasare. Uno, la pasta finirà la cottura con le salsine. Due, tre. Va bene ragazzi, cosa avete detto? Forza che? No, io non mi pronuncio, aspetto, non dico più niente. Ah, a proposito, tutti in coro, auguri alla super tifosa, la grandissima Milena Masala,
che non sta bene, che purtroppo non sta bene. Quindi un augurio di buona salute alla signora Milena e auguri al marito Marco. Ecco qua, allora ragazzi, noi andiamo bene, tra un po' aggiungiamo le cozzette, stiamo andando a meraviglia. Oh, lo so, se non hanno giocato, c'è la nazionale, per forza. Un aperitivo leggero leggero, sentiamo qui sempre di più, un attimino dobbiamo aprire le buste. Serve un altro pochino di acqua di cottura, quindi mestolo lì, un po' alla volta, l'aggiungiamo, ecco qua, il tritto è quasi pronto, e questo è uno spaghetto ad hoc, ragazzi, casa Sardegna, raga, apriamoci le ostriche, pian pianino, sapete come si fa. È una cosa molto difficile, però ci proviamo, giusto? Una l'abbiamo aperta, c'è tutto il loro succo, lo preserviamo, mi raccomando, e bastano due, ecco, non è che dovete stare a mettere, c'è chi ne mette sei a persona, due giusto per il sapore. Ecco qua. Ne abbiamo aperto due, ragazzi, sono bellissime, spettacolo. Ok, lasciamo qui un attimino, cuoce la pasta, ragazzi. Ecco qua, sta cuocendo per bene. Metto un altro goccino di acqua di cottura. Adesso iniziamo a passarci sulle cozze. Ecco qui ragazzi, finiamo di tettare il nostro prezzemolo, sempre qui lì a fare il brindisino. Ah, che bontà, raga, e via, siamo a cavallo, eh? Via, un bel bagno di prezzemolo, così. Adesso ancora un attimino aggiungo le ostriche. Ragazzi, è uno spettacolo, ve lo faccio vedere da vicino. Caro Stefano, Robby, queste sono le cozze di Mau con le arzelle, scusate, con le ostriche e le cozze. E adesso ci mettiamo giù queste due ostriche intere, va bene? Però spengo la fiamma, va bene? Via, una,
e due. Fatto. Ok? Ce ne siamo? Ragazzi, spaghetti alle ostriche. Andiamo! È una bontà unica. Manca un tocchino di olio d'oliva. Ecco qua, al giro. Un altro peperoncino fresco, questa volta nel finale. Lo tagliuzziamo qui e lì. Ecco qua. Un altro pochino di cotto. Giratina. Il gioco è fatto. E faccio riposare un attimo, va bene? Ragazzi, chi è la cavia? Ci vuole una cavia adesso. Piatto pulito. Ok, ecco qui sta finendo la, sta correndo bene la pasta, a fuoco spento, è uno spettacolo, vabbè. Secondo me lo è, va bene, qui abbiamo anche le cose verde, con aglio, un prezzemolo, sono buone anche queste. Assaggiamo due spaghettini. Allora, vediamo come sono, eh? Che qui è tutto un punto di domanda, vero raga? Forchetta, cucchiaio. Ma io sto facendo ancora, vedete, sta sobbollendo ancora un attimino. Avranno tutto il gusto delle ostriche, è spettacolare, raga. Semplice, semplice. Gli amici di un Sardegna mi dicono no, e io dico sì, sì, no, vediamo un po' come sono usciti, diamogli ancora due minutini e siamo a cavallo. Questa parte, ragazzi, ci gustiamo anche qualche piccola ostrica, un pezzo di limone, nel tempo che gli spaghetti prendono il loro gusto e sapore, va bene? Gusto e sapore, poi assaggiamo. Apriamoci un'ostrichetta qua. Veramente belle. Piccoline ma piene e saporite, fresche. Tagliamo il limone. Fa così, spruzzatina di limone, amici belli, ecco qua, sono uno spettacolo e le mangiamo.
Bontà divina, ragazzi. Bontà. Ora siamo pronti a mangiare questi spaghettini. Un assaggino. Spaghetti con le ostriche. Ok, Rich? Yeah. Ecco qua. Amici miei, per chi vuol bene, spaghetti con le cozze e le ostriche qui a Londra, in pieno Covid, un brindisi con Mao, cin cin. Dobbiamo assaggiare, vero raga? Voglio un po' invece. La voglio bella, eh? Cosa è droga, non mi ricordo. Allora raga, pezzettino di pane per la scarpetta, assaggiamo qui il sughetto, che ce n'è tanto, molto buono, una leccornia, buonissimo. Le cozze belle piccanti. Raga, una favola, eh? È una favola. Freschissime. Oggi mi sono alzato alle 4 del mattino e sono andato al mercato dei pesci con un amico. Siamo tornati alle 9, 5 ore, raga. Una fila 2 ore e mezzo, 2 ore e un quarto. Da pazzi. Per via del Covid. Buonissimo, raga. Buonissimo. Non ho parole. Non ho parole. Questa è una cosa, un piatto strepitoso. Ecco qui. Guardate che leccornia. Che leccornia, raga. Sempre con la scarpa. Noi andiamo qui da buoni da sardi. Andiamo a zuppare un po' la scarpetta. Che bontà. Che bontà. E posso fare chissà quante porzioni, perché ne ho tante. Qui ci mangia tanta gente. Bene, ottima, ottima. Ecco qui. Spaghettino. Dieci all'ora, ragazzi. You okay then? What time you into it now? Spaghettino. Robby, caro Robby. Spaghettino. A su Bobbo e Robby. Yum, 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 yum. Ragazzi, sono troppo buoni. Cioè, sono veramente buoni. Non ho parole. Salute Italia, saluti amici londinesi, amici di Cagliari, amici di Sicilia, vi voglio bene. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Questa è una bella dritta. Ricettina nuova, cozze e ostriche. Spettacolare. Io vado sempre col pane di segale, ragazzi, pezzettino alla volta, perché mi fa male. Ecco qua. Pezzettino di pane. Straordinari, ragazzi. Ne vale la pena alzarsi presto la mattina per risparmiare, eh? E comprare prodotti freschi. E a buon prezzo. Mercato Ittico in Inghilterra è aperto al pubblico. Avete capito? Buongiorno, Amos. Siamo al finale, Amos.
Abbiamo fatto preso delle ostriche fresche, hummus, una cosa sublime. Ne abbiamo mangiate un po' crude, abbiamo ottenuto il sughetto, filtrato, ho fatto un po' di cozze, ho messo anche due ostriche fresche, due spaghettini lì. Uno spettacolo, hummus, non c'è compromesso. 10 e lode. Cheers. Io mi bevo il mio Campari e soda pian piano. E questi spaghetti sono da meraviglia, ragazzi. Da meraviglia. Da meraviglia. Ecco qua. Zuppetta, scarpetta. Da sardo. Che buono, che buono, che buono, che buono. Qui abbiamo altre cose, ragazzi. Ma ce n'è per tutti proprio, eh. Questa è una spaghettata per due persone di sicuro, basta e avanza. 130 grammi di pasta, cozze e un po' di... Ho messo solo due ostriche, ragazzi, però il sughetto di 7-8 ostriche, va bene? Spettacolare. Peperoncino, non troppo, ma abbastanza. Pepe nero, aglio, olio d'oliva, magari se avete il vino bianco mettete il vino bianco, io ho messo quello rosso, che vuol fare? Ma va bene così. Avete visto? Sono così rilassato oggi, perché non c'è il Cagliari, non c'è il Cagliari. Ah, momento dei saluti ragazzi, alla prossima, spero vi sia piaciuta, però faccio vedere una piccola... inquadratura qua, spaghetti con le ostriche e le cozze e via. Bacione da Mau. Certo Amos, provala perché è uscita veramente uno spettacolo, veramente la grande. Ciao, alla prossima, buongiorno a tutti e forza Cagliari nonostante tutto. Ciao belli, ciao ciao.